Buongiorno ragazzi, bentornati amici a Ciaposta, Maria, ok, a uomini e donne, perfetto ragazzi. Allora, come sempre siamo in studio, i ragazzi chiacchierano tra loro e come avete scelto, è stata eliminata Viola, perché effettivamente lei aveva un lavoro e si sentiva molto a disagio a stare qua in studio. Chi entra ora? Da-da-da. Entra Alicia Young. Eccola qua. Alicia Young, Sim DJ, che si andrà a presentare a John. Eccola qua, vediamo Alicia. John non l'ha filata manco per striscio. Bene, cominciamo bene. Bene, si è presentata. Parti subito all'arrembaggio e offre una rosa. John uscirà in esterna sempre come voi avete deciso con Emma. Aspettiamo un attimo che si conoscano. Subito, complimentiamoci. Vediamo come si chiama? Alicia. Alicia è romantica, perfezionista, evasiva e attraente. Allerta. Abbiamo cambiato nel frattempo gli abiti di tutti, ve li mostro. Nina Colombo in giallo. Emma Accardi in azzurro. Valeria Morosini in nero, eccola. Alicia, sì, Alicia, Adaline, sempre molto eccentrica nel suo look. John, eccolo. Camilla, mi faccio venire il mal di testa con questo video, eccola. E Maria è andata al computer. Maria, vieni qua a farti vedere per cortesia. Vieni, dai, brava Maria. Maria, cara, girati. E girati. Cara Maria, chiamiamo, anzi, non chiamiamo proprio nessuno, iniziamo il raduno in modo che arrivino Maurizio e Tina. Poi, visto che c'è solo Giannino, vediamo di far entrare Camilla, Adaline, dunque ne dobbiamo far entrare altri quattro. Facciamo i primi quattro, dai, per non, ecco, per non tenere fuori, cioè per non fare in modo che scelga io i partecipanti. Vediamo se arriva Maurizio. Noi cominciamo a interagire, spettegoliamo. Quei due se la sono presi bene. Conosciamo anche Alicia. Arriva Maurizio, ragazzi! È lui, il mio gran bell'omino. E Tina? Dove l'abbiamo lasciata? Ciao Maurizio! Ciao, mi saluti neanche. Ciao Maurizio, come stai? Bene, alla grandissima, eh? Ti sei dato una sgnoccolata sulla testa. Bravo Maurizio, sei sempre il migliore. Tina? Eccola Tina! Mattina! Ma esprimi ammirazione per Tina. Guardate che popò di signorotto.
Ciao Tina, ciao Maria. No, ho sbagliato tutto. Ciao Tina, ciao Maria. No, Alicia, tu forse devi ancora capire le cose come funzionano, devi stare in studio. Perché è imbarazzata? Che è successo? Ha avuto una conversazione imbarazzante. Parla del club. Rallegra. Chiediamo della carriera, anche se ci dirà che non ha un lavoro. No, ma ragazzi, ma avete notato la Tina? Dai, mi sono impegnata tantissimo. John, cioè, ma il fisico, ragazzi, ma che sono tutte ste sim secche? Io sono la vera star di questo programma. Maria, io esco. È lei. Basta, ragazzi, ve li ho fatti vedere abbastanza. Lasciamo che Emma, che dove sta? Qui. Vada a parlare con John e usciremo in esterna in un luogo mai visto. Confessi l'attrazione per lui. Quanto siete belli. E poi viaggerai insieme. Oh mamma, no. Insieme a John. Emma, sveglia. Prendi sto telefonino in mano. Bene. Ta-da! Parco Love. Quale nome più indicato per un appuntamento romantico? Ecco, ve lo mostro e io me lo fotografo perché avendolo appena scaricato, un po' modificato, vorrei anche fare una gran bella foto. Ecco fatto. Allora, i nostri ragazzotti andranno a sedersi insieme. John è teso perché è senza lavoro. E vabbè, dai, perché ti siedi così? Allora, cominciamo a flirtare un attimo qua tra i fiori. Complimentati per l'abito e tu Emma, giù di brutto, fatti avanti, oh, finalmente si siedono decentemente. Oh, che belli. Come vedete, qui c'è un pozzo, esprimi un desiderio, fai un'offerta. Io giuro, devo ancora provarlo, aspettavo questa occasione proprio per provarlo insieme a voi e vedere cosa succede, magari un patatrac, ma vabbè. Cioè, lei ha detto di no? No. Mamma mia. Complimento sincero. Accoccolati. John non fare il pirlone.
Far Pongi de Fui Nudge. Cara Emma, no, Wow. ci provo io. Ah. No, andiamo bene, andiamo. Andiamo a esprimere un desiderio, vediamo. Desidera un idilio, soldi, felicità, vigore giovanile, abilità. Io desidero un idilio. Noce crepa. Oddio signor, oh signor, che è successo? Nulla. Cosa sta succedendo qui? Si sente attratta dal suo nuovo nemico. Ma chi è questo? No, ma non lo voglio io questo, riproviamoci. Non si può. Tu puoi? Vediamo. Ma tu vattene via che ti ha chiamato. Vediamo con John che succede. Sì. La luce verde deve essere successo, successo qualcosa di bello, vediamo. Il volto sul pozzo dei desideri ha impresso la battuta di abbordaggio suprema nel subconscio di John. Usala saggiamente su una persona che gli sta a cuore. Dopo essere state pronunciate quelle parole, saranno cancellate dalla mente di John. Ah, infatti lui è un po' rimbambito. Vediamolo. John, ti vedo un po' un po' stordito di cuorelli sulla testa. Vediamo un po' quali sono queste parole magiche. Ecco, ora lui, vedi. La peppina. Usa una battuta di abbordaggio suprema. Usiamola. Oh. Ma te vattene via, che vuoi che sei pure brutto? Va che cesso che sei, vattene, va. Nessuno ti ha chiamato. Veramente Emma, sei tu che dovresti provarci, ma siccome, ecco, primo bacio. Molto bene, in questo bellissimo posto. Vediamolo bene, eccolo. Aspetta che mandiamo via questo, ma te ne vuoi, Anna? Vai via. Altre scelte. Bravo, bravo, dormi, dormi. Dormi che nessuno t'ha invitato. Stringiamo. Ma lui è ancora stordito, eh. Bacio appassionato. Sempre sto pirla qui che dorme lì sotto. Ma dai, ma come si fa uno scenario con quello lì, con un barbone su una panchina? Ecco, lui è andato, lui è cotto. Addirittura l'ha baciata lui. Sussurra, vediamo com'è messo lui, mamma mia. Consigli mistici di idillio. Fatti
Fai picchi picchi nel cespuglio. E dov'è il cespuglio qui? Non c'è il cespuglio, allora che chiedi? Bacia. Non più, solo un desiderio, fai un'offerta. 5.000. No, andiamo sulla metà e vediamo se ci fa esprimere. Oh mamma, non è ritenuta carente. Uffa, ma lei è sfigata. Dai, fai un'altra offerta, 5.000, tanto noi i soldi non mancano. Oh, finalmente. È compiaciuto. Esaudirà un desiderio in modo positivo. Sì, ma cacchio, l'abbiamo già espresso noi il desiderio. Uff, uff. Vabbè, come non detto. Lui è sempre rimbambito dall'amore. Mo picchio questo perché non lo posso vedere. Ora ti picchio, ti insulto. Te ne devi andare. Questa è l'esterna tra di loro. Urlali contro. Emma, non fare la cretina con lui, eh. Lotta, boh. E vai. È mai compiaciuta? Bellissimi gli sguardi. Bene, ora loro si odiano, chi se ne frega. Emma e John, tornate pure in studio. Sì. Andiamo. Ed eccoci di nuovo in studio. I ragazzi prendono posizione. Forse, sì. Allora, caro John, hai appena conosciuto Alicia. Ecco, lui ora è stordito dopo subire una brutta batosta, rende lievemente stordito un sì. Che brutta batosta? Ah, perché si è menato con quel tizio. Maurizio è già andato, è finito, sì, è finito il raduno. Ha scoperto che Alicia è una romantica. Molto bene. Maria, ti piace il programma di cucina? Spegni. Maria, ma quando sarà terminata questa serie di uomini e donne, che famo? Ma io avrei veramente un'altra idea. Lo so solo una persona. E per ora vi tengo ancora sulle spine perché mi piace farvi le sorprese, lo sapete. Però
Vorrei dire che potete iniziare a preparare molti sim e simmine come piacciono a voi, poi vi darò ovviamente delle indicazioni migliori. Brava Maria, hai detto tutto giusto. Giannino. Allora, tu stai iniziando a conoscere, dai un bacio qui davanti a tutti ad Alicia Young e voilà. Emma non gliene frega assolutamente niente. Bacialo pure tu. Bacio appassionato. A lui però piace questa Alicia. Fai fichi fichi nello stanzino. Ecco, hai intristito Alicia. Guardatela là. No, non ho capito, ragazzi, mi portate qui, a uomini e donne, e mi fate conoscere questo bel figone. E mi ci fate flirtare, poi mi fate vedere queste cose brutte, 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 brutte e io mi sento triste, no? Ecco, lei parla come Nicolò Bennett. Dai, ascolta, John, vedi di muoverti. Recupera il rapporto con Alicia. Nina si è tranquillizzata. Stranamente, Valeria, no, Camilla, scusate, lei è Camilla? Sì, Camilla Morosini, sempre carina, dolcissima. Maria, penso che si sia fatta da mangiare, sì. John, capisci niente oggi? Prova a rincuorare. Rallegrala, povera. Oh no! No, ecco, adesso ti dice di no lei e fa bene. Complimento deprimente. Ecco, si è già tirata su. Molto bene. Ok. Io volevo a tutti i costi far fare fichi fichi nello stanzino. Ma niente, diciamo che è presto. Si sono conosciuti da un quarto d'ora e sì, forse è presto. Dov'è Valeria? Valeria sta chiacchierando con Adeline. Valeria l'abbiamo vestita in questo modo, molto elegante. Fai un complimento anche a loro. Oh mamma, lì si è tornata triste. Allora, cominciamo. A romanticare un po' per uno. Ecco, Lisa, dai. Che c'hai? Dai. Flirta un pochino, anche tristemente, ma flirta. Complimento. Deprimente, ma complimento. Nina? Nina flirta. E lui non ci sta. Amoreggia no. Accarezza. Valeria, smetti di guardare la TV.
battuta di abbordaggio. Adaline confessa l'attrazione, Maria guarda la televisione, che è meglio. Alicia, povera. Che è successo, Adaline? Fatto una figuraccia? Brava. Cheese. Bene. Molto triste lei. Dai, tira lassù. No, con Adeline, ragazzi, non c'è storia. Recupera. Lei ora è imbarazzata, da trista imbarazzata. Parla un po' con Maria che ti tira su. Mamma mia, devi ancora conoscere Maria, te. Dai, facciamo tornare per un attimino Maurizio e Tina. Parla del formaggio grigliato. Ok, si è tirato su di morale. Molto bene. Maurizio, e ecco la gnoccola di Tina. No, Maria, no, ma non so se mi spiego, eh. Voilà. Tra un po' mi escono le tette. È bella lei. Mauri? Mauri è qui sempre che balla. Perfetto, guardiamo come sono messi, come è messo John. Allora, Alisetta, vabbè, lei l'ha appena conosciuta. Adaline, Emma ovviamente è tutta rosa perché hanno appena fatto un'esterna. Valeria e Nina, Camilla tutta tranquillina lei, eh? Dove sei, Camilla? Vieni un po' qua. Camilla, tu zitta, zitta, muta, muta, eh? Intanto hai un gran bel rapporto. E lui se la fa un po' con tutte. Ah, che allegra brigata, eh? Oh, finalmente Camilla. Grazie.
Alice è tornata triste. E poi allegra, felice, bene. Perfetto, ragazzi. Prossima puntata vedremo di non eliminare nessuno. Noi intanto ci ammiriamo il nostro Maurizio, che balla. Prossima puntata non si elimina, ma si sceglie la prossima esterna. Sì, Maurizio, calmo. Calmino, sei bravissimo, ti abbiamo visto, ormai ti conoscono tutti per la tua bravura, guarda che agility, bravo Maurizio. Maria, dove sei? Sono qua che adesso mi siedo, ecco, eccomi, bene. Maria, che dici di salutare? No, cioè, di salutare... Non andartene. Allora, sediti. Un casotto, ragazzi. Un casotto. Bene. Nel frattempo siamo a 3397, niente, un po' di meno. Allora, Maria ora vi saluta insieme a me. Vi racconta anche una mezza barzelletta, vi ricorda di votare la prossima esterna. Questa puntata ha visto Emma e John in un luogo molto romantico, hanno amoreggiato, abbiamo provato il famoso pozzo dei desideri, è vero Maria? Sì, è vero, è andata un po' bene, un po' male con questo pozzo, vero? Sì. È arrivata Alicia, la nuova corteggiatrice di John. Quindi ragazzi, noi ci salutiamo qui, vero? Sì, Maria mi dà ragione. Ci vediamo alla prossima puntata. Votate, mettete mi piace sotto al video e iscrivetevi al canale se ne avete voglia. Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. E vanno. Ciao ragazzi.